I carabinieri del nucleo operativo di Livorno hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere per gli attentati dei mesi scorsi ai danni di una ditta e Manetti, anche un imprenditore vogherese che sarebbe titolare di un'azienda concorrente per l'accusa potrebbe essere il mandante degli attentati. Dicevano caso ospedale, incontro in regione tra alcuni esponenti dell'amministrazione comunale, tra cui il sindaco e il presidente della commissione sanità di Regione Lombardia, Fabio Rizzi, che si è detto disponibile a visitare l'ospedale della città ducale. Paura all'alba a Pavia, una giovane donna cinese che gestisce un bar in città, aggredita e rapinata da 2 malviventi con il volto coperto da passamontagna. Indagano i carabinieri. Il movimento nazionalista e socialista dei lavoratori, che riporta sul proprio sito anche ricordi e apprezzamenti ad Adolf Hitler, avrebbe presentato una lista con un proprio candidato sindaco nel piccolo comune di Torre de' Negri. Giovani attori alla ribalta con successo al Teatro Cagnoni di Vigevano, una lezione aperta di teatro che chiude un importante corso tenuto da Stefano Chiodaroli e Riccardo Magherini. Ragazzi protagonisti, li abbiamo incontrati pochi istanti prima del debutto. Martedì 29 aprile, buonasera e bentornati a Pavia Italia, buonasera come sempre a Chiara Antico. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Lo avete sentito, un'importante operazione dei carabinieri del nucleo operativo di Livorno che riguardano da vicino anche il nostro territorio. I carabinieri del nucleo operativo di Livorno l'hanno arrestato questa mattina all'alba dietro ai 2 attentati intimidatori, uno incendiario, l'altro di Namitardo, all'azienda iRepair della cittadina toscana. Ci sarebbe un insospettabile vogherese di 38 anni, Fabio Carlo Rani, titolare di una ditta concorrente con sede in Oltrepò, la CF Service. Com'è possibile vedere dalle immagini dei carabinieri e riproposte dall'emittente pisana 50 Canale, l'esplosione è stata molto forte e ha danneggiato l'edificio della iRepair senza per fortuna provocare feriti. Oltre a Carlo Rani sono finiti in manette altri 5 complici, ritenuti gli esecutori materiali degli attentati, residenti nelle province di Milano, Bologna, Modena e Caserta. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore vogherese avrebbe architettato il piano per mettere fuori gioco la iRepair, produttrice di schede elettroniche per macchinari industriali per conto della multinazionale Siemens. Dopo il primo incendio dell'ottobre 2013, infatti, alla Siemens arrivò una telefonata anonima che avvertiva della possibilità di nuovi attentati nel caso avesse continuato a lavorare con la iRepair di Livorno. Le indagini disposte dal procuratore Francesco De Leo e coordinate dal capitano dei carabinieri di Livorno Luigi Perri sono state particolarmente complesse perché per mettere in atto il suo piano di intimidazione, il 38enne di Voghera aveva fatto ricorso a un giro di amici e conoscenti sparsi in tutta Italia. Determinanti per arrivare a chiudere il cerchio, le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'azienda livornese, che sono state vagliate fotogramma per fotogramma dai carabinieri. Dal movente si è risaliti poi ai soggetti che potevano essere interessati. Attraverso delle complesse indagini tecniche di vario genere si è raggiunta la prova del loro coinvolgimento nei fatti. Con la cronaca andiamo a Pavia, una giovane donna cinese che gestisce un bar in città, aggredita e rapinata all'alba. I rapinatori hanno atteso che la donna, una cittadina cinese di 43 anni che gestisce un bar in città, uscisse dalla sua abitazione in via Cadella Terra, quartiere periferico a nord di Pavia. Sono le 6 del mattino quando i 2 malviventi, con il volto coperto da passamontagna, le si avvicinano e le strappano con violenza la borsetta, che contiene il portafoglio con 500 euro in contanti e vari documenti. La 43enne non riesce nemmeno a difendersi e, spinta dai banditi, cade al suolo, mentre i 2 si danno la fuga a piedi. La signora è poi riuscita a chiamare aiuto ed è stata in seguito trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove è stata medicata per una contusione al polso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Quella di oggi è la seconda rapina violenta nel giro di poche settimane in città. Il 12 aprile scorso un rapinatore solitario aveva aggredito e derubato nel parcheggio della Maugeri il dipendente di una ditta incaricata dei prelievi nelle cliniche. In quell'occasione il bottino era stato molto più consistente perché l'uomo aveva appena ritirato 27.000 euro da alcuni sportelli per il pagamento dei ticket degli ospedali cittadini. Con le prossime immagini, Chiara, andiamo a Vigevano. Che cosa è accaduto?
I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per la messa in sicurezza di una casa disabitata a Vigevano, in vendita nei pressi di Viale dei Mille. Sul posto polizia locale e pompieri con due mezzi, tra cui l'autoscala di Mortara, intervenuti per il tetto pericolante che è stato sistemato in tempo prima che la situazione degenerasse. L'area è stata messa in sicurezza e l'ufficio tecnico del comune eseguirà un'ordinanza nei confronti della proprietà immobiliare di Arezzo per il ripristino dei luoghi, ovvero per la sistemazione del tetto. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini girate nel primo pomeriggio di oggi a Vigevano, in una traversa di Viale dei Mille, al lavoro polizia locale e vigili del fuoco per la messa in sicurezza di questa struttura disabitata. E noi rimaniamo a Vigevano con il cosiddetto caso ospedale, un importante incontro questa mattina in Regione Lombardia. Appuntamento a Vigevano. Questo è il messaggio con cui la delegazione vigevanese ha salutato il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Fabio Rizzi, al termine dell'incontro tenutosi questa mattina a Milano. Rizzi si è detto disponibile a visitare l'ospedale della città ducale e ha assicurato l'impegno ad approfondire le diverse problematiche che sono state poste sul tavolo. Dalla situazione di rianimazione, che il sindaco Sala ha definito imbarazzante, chiusa per lavori dopo blackout elettrici in serie, al nuovo pronto soccorso, la cui apertura continua a essere rinviata. Il dossier più scottante è però quello del reparto di emodinamica, il cui futuro viene giudicato a rischio. L'ASL ha stabilito che in provincia di Pavia devono esistere due emodinamiche, posto che una si trova a San Matteo, per l'altra erano in ballottaggio gli attuali reparti di Vigevano e Voghera, con la conseguenza che uno dei due avrebbe dovuto chiudere. Secondo l'azienda ospedaliera, invece, Vigevano e Voghera possono coesistere con Pavia. Una contraddizione che la regione è ora chiamata a risolvere. Il presidente della Commissione Sanità Rizzi analizzerà i dati relativi al territorio per poi prendere una decisione politica. Il prossimo incontro si terrà il mese prossimo e l'obiettivo a questo punto è quello di tenerlo direttamente a Vigevano. Pavia, Consiglio Provinciale, segnali di malessere in maggioranza. Una verifica interna per provare a ricompattare una maggioranza che continua a manifestare malessere e sofferenze. L'approvazione del bilancio previsionale per il 2014 con numeri risicati e l'astensione dei consiglieri Sala dell'Italia dei Valori e Fiamberti, eletto con la lista civica del presidente Bosone, scuote ancora una volta il centro-sinistra di stanza in Piazza Italia. A lanciare l'allarme è il consigliere provinciale di Sel Stella, che sottolinea come il problema sia ormai evidentemente politico, una questione da sanare in tempi rapidi per restituire compattezza alla maggioranza di centrosinistra. Ancora una volta stasera sia il conto consuntivo che il bilancio passano con un voto che non prevede tutta la maggioranza, quindi esiste un problema politico e ho invitato nel mio intervento il Presidente e la Giunta ad affrontarlo e di capire da dove nascono questi malumori di alcuni gruppi della maggioranza. Nonostante l'ente provincia abbia giorni contati dopo l'approvazione del DDL Delrio, la questione politica resta comunque di estrema attualità e l'invito di Sel non rimarrà inascoltato. Il nuovo capogruppo del PD in Consiglio, Pierangelo Fazzini, si è detto pronto ad affrontare la vicenda con tutte le forze di maggioranza. Sono trovato a gestire una situazione abbastanza infiammata che stiamo cercando di disinnescare ed è giusto che si debba, dopo qualche mese un po' di lassismo dal punto di vista dei confronti e dei contatti, riunire il gruppo di maggioranza per capire come fare per arrivare alla fine del nostro mandato, che sembrerebbe abbastanza vicino. Si tratta solo di chiarire comportamenti, qualche volta anche dei personalismi. Con le prossime immagini, Chiara, da Pavia andiamo a Mortara. Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 9.30 tra Parona e Mortara sulla provinciale 192. Si tratta di uno scontro tra due auto, diverse le persone coinvolte, trasportate in ospedale, tra le quali un bambino di 11 anni, un ragazzo di 23 e una giovane donna di 31 anni. Ma ci sarebbero altri minori rimasti feriti, tutti trasportati in ospedale di Vigevano, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre i medici del 118, sono intervenuti gli agenti di polizia locale per tutti i rilievi del caso. E boom di clonazioni di bancomat a Vigevano. Diversi cittadini avrebbero presentato denuncia al commissariato di polizia dopo essersi visti notificare i movimenti bancari effettuati da ignoti nelle Filippine. È impossibile accertare dove siano avvenute le clonazioni, risalire agli autori del raggiro, ma i casi segnalati sono in aumento. Le denunce sono utili per attivare il meccanismo di risarcimento per i clienti vittime di questo raggiro. E un'altra notizia che arriva dalla polizia di Vigevano riguarda una patente contraffatta acquistata per
85 euro con la quale da oltre un anno un uomo circolava sulle strade vigevanesi, finché nelle scorse ore è stato fermato dalla squadra volante del commissariato. Nei guai un 32enne operaio camerunese residente in città, denunciato per guida senza patente e falso. Gli agenti si sono accorti immediatamente che si trattava di documento contraffatto ed è stato lo stesso automobilista ad ammettere di averlo acquistato dopo essere stato bocciato 8 volte all'esame di teoria. E rimaniamo a Vigevano, una tentata occupazione all'ex orfanotrofio, quello recentemente sgomberato. Sono passate 2 settimane dallo sgombero eseguito dalle forze dell'ordine nell'ex orfanotrofio di via Riveri a Vigevano, i cui locali erano stati occupati abusivamente da famiglie italiane e straniere. Gli accessi erano stati chiusi già in passato con cancelli e inferriate, ma nella notte qualcuno ha tentato nuovamente di fare ingresso nella struttura di proprietà del comune, per questo si è provveduto con la muratura di alcune finestre. La pattuglia del reparto radiomobile di polizia locale questa mattina, durante il controllo giornaliero, ha sorpreso una coppia di giovani italiani in una delle stanze dello stabile dove probabilmente aveva passato la notte. Si tratta di 2 25enni, lui di Castelnuovo e lei di Genova, insieme a loro un cane. I 2 sono stati identificati e denunciati per occupazione abusiva. Per entrare avevano sradicato le inferriate delle finestre per poi fare ingresso nella struttura. Lo stabile in questione è continuamente monitorato dalle nostre pattuglie del radiomobile al fine proprio di scongiurare eventuali nuove occupazioni. Comunque a questi controlli quotidiani siamo riusciti a identificare almeno 3 soggetti che stavano cercando di occupare lo stabile e 2 di questi l'avevano già occupato. In effetti c'era anche una 3ª persona che aveva tentato l'ingresso in serata per trascorrere la notte all'interno dell'ex orfanotrofio, ma che è stata immediatamente sorpresa dalla polizia locale, identificata e anch'essa denunciata e costretta ad allontanarsi. Si tratta di un cittadino rumeno pregiudicato. Inoltre qualcuno avrebbe provato ad entrare scavalcando e forzando la cancellata che porta ai piani superiori. Per evitare nuovi ingressi, l'ufficio tecnico del comune ha provveduto con i lavori di muratura su alcune finestre. Pavia, elezioni comunali, presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Cristina Gnutta. Cristina Gnutta lancia il guanto di sfida a Cattaneo e strizza l'occhio al PD in vista di un ballottaggio che recenti sondaggi hanno indicato altamente probabile. Porte aperte a chi dirà qualcosa che per noi è fondamentale nel senso di rilanciare questa città. Quindi se si realizza qualcosa del nostro programma si può anche dialogare con chi eventualmente ci dovesse chiedere un dialogo, altrimenti tranquillamente all'opposizione, dura opposizione. Ad un mese dal primo turno di votazioni, fissato per il prossimo 25 maggio, i motori di candidati e singole liste sembrano essere già a pieno regime e non solo per le manovre politiche di avvicinamento. Anche i programmi sono delineati. Cristina Gnutta, candidata di Scelta Civica a fare per fermare il declino e Partito Liberale, punterà alla valorizzazione di università e polo sanitario, considerato un volano per il rilancio della città. Città che, secondo Gnutta, conserva problemi irrisolti, come il recupero delle aree dismesse e quello dei quartieri periferici, senza dimenticare le tematiche del lavoro e la ristrutturazione di ASM. Sono tutte tematiche, assieme ad altre grosse, che non sono state minimamente risolte dalla giunta Cattaneo uscente. Ma l'appuntamento del 25 maggio non riguarderà solo Palazzo Mezzabarba. Anche l'Europa si sta preparando alla tornata elettorale e Scelta Civica, presente nella coalizione liberal-democratica denominata Scelta Europea, proverà a trasformare Bruxelles, come ricordato dal candidato pavese Edoardo Gandini, da problema ad occasione di sviluppo e di integrazione per tutto il paese. Questa Europa non è la migliore Europa possibile. La differenza tra noi e gran parte delle altre liste è quella di dire proviamo a correggere, imparare dagli errori, costruire un'Europa migliore di quella attuale. Le altre posizioni restano quasi sempre legate agli slogan sì euro, no euro, ce lo chiede l'Europa. Proviamo invece ad affrontare e superare gli ostacoli in maniera un po' più adulta. Cambiamo argomento, il Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, che riporta sul proprio sito anche ricordi di Adolf Hitler, avrebbe presentato una lista con un proprio candidato sindaco nel piccolo comune di Torre dei Negri. Si chiama NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, e sul proprio sito, appena qualche giorno fa, è comparso un ricordo dedicato all'anniversario di nascita di Adolf Hitler.
Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 aprile, si legge, il Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori ha voluto celebrare quello che sarebbe stato il 125esimo compleanno di Adolf Hitler, affiggendo nel centro di Milano volantini colmi d'amore per l'uomo nato il 20 aprile 1889. E ancora, abbiamo voluto onorare con questo semplice gesto il ricordo del nostro Führer, il più grande condottiero che l'Europa abbia fin qui conosciuto. A Torre dei Negri, poco più di 300 abitanti, il Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori avrebbe presentato un proprio candidato sindaco. Voi come commentate questa cosa? Io non lo sapevo, è una cosa che mi risulta nuova, ma credo che in quanto paese democratico sia giusto che ci sia. Poi starà ai cittadini decidere se votare o no. Però siamo in un paese democratico, credo sia giusto così. I cittadini erano a conoscenza di questa... Questa cosa non l'ho ancora sentita discutere. Probabilmente sarà discussione questa sera all'aperitivo, però non l'ho ancora sentita nominare la cosa, no. Credo che in un paese democratico sia giusto che uno si candidi, poi sta al cittadino decidere. Sulla vicenda così si esprime ai nostri microfoni l'attuale sindaco di Torre dei Negri, Sergio Peveri. Quindi ad oggi la lista è ancora attiva oppure è già stata esclusa? No, la lista è stata esclusa ufficialmente, loro hanno fatto ricorso. Il problema è che... Quindi se dovessero vincere il ricorso loro tornerebbero attivi? Questo sì, però visto che loro hanno fatto ricorso in un'istituzione non adeguata del ricorso che dovevano fare, perché sull'esclusione della lista della prefettura di Pavia c'era scritto che loro dovevano fare ricorso direttamente al TAR. Loro invece hanno fatto ricorso alla prefettura di Pavia, non sappiamo com'è, cioè a oggi lo sapremo di preciso domani sera o giovedì mattina, il 1° maggio, oppure venerdì, se sono stati esclusi effettivamente. In attesa di conoscere le evoluzioni di questa vicenda, la notizia sta generando curiosità tra i cittadini del piccolo comune di Torre dei Negri. Ma sinceramente commenti non ne avrei da fare, anche perché secondo me non dovrebbe neanche esserci una persona del genere. Quindi, però chiaramente, essendo in un paese democratico, ha tutte le possibilità per candidarsi. Noi comunque non eravamo a conoscenza di questa cosa. Quindi nessun cittadino di Torre dei Negri sapeva? Assolutamente no, è la prima cosa che vengo a sapere da lei. Cambiamo argomento e andiamo a Voghera, presentata il nuovo assessore che avrà tra le sue importanti deleghe anche quelle al commercio. La dottoressa Battistella continuerà l'opera che ha iniziato il Valentino nel suo assessorato, un impegno costante, un impegno che ha visto il gruppo del 900 impegnato accanto all'assessore. Continuità della forza politica alla quale apparteneva il mio caro amico Giovanni Valentino, quindi anche da questo punto di vista c'è una continuità giunta. I 20 anni in politica di sicuro insegnano quanto sia importante occuparsi per la propria città. L'essere donna vuol dire avere quella sensibilità che può essere un valore aggiunto in ogni cosa che facciamo quotidianamente, e penso che mettendo insieme tutto quello che una persona è in quanto tale, il mio vissuto personale e l'entusiasmo che posso metterci conferisca il quadro completo dell'atteggiamento col quale affronto questa esperienza. Nel momento in cui sarò operativa a tutti gli effetti come assessore, incontrare le categorie sarà prioritario, perché loro conosceranno me tanto quanto io conoscerò le loro esigenze, le loro aspettative. E nella misura in cui, dando il mio meglio, dando tutta me stessa, sarà possibile realizzare, alla luce della realtà nella quale ci troviamo ad operare, ciò che avrà la priorità assoluta, noi lo faremo, certo. E adesso sentite quello che potrebbe capitare domani mattina di mercato a Pavia. Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta dalle 9 alle 11 per effettuare lavori sui nostri impianti. Nulla di strano se il classico avviso di Enel non coincidesse con l'altrettanto tradizionale giorno di mercato in piazza Petrarca Pavia.
un pasticcio che ha scatenato la rabbia degli operatori, che si sono subito messi in contatto con il settore commercio del comune per provare a risolvere il problema. Questa mattina sono stato svegliato dalla telefonata di un ambulante di Piazza Petrarca, a dir poco imbufalito. Parlava a nome di tutti i suoi colleghi della piazza e sono assolutamente immediatamente informato presso l'Enel. La risposta che ho avuto da parte dell'Enel è che si tratta di lavori assolutamente improrogabili che devono essere eseguiti entro fine mese. Considerato che domani è il 30 aprile, domani è l'ultimo giorno utile per fare questi lavori. Ho fatto presente appunto che il mese di aprile ha 30 giorni e che forse era possibile concordare diversamente. Dalle 9 alle 11, orario di punta per il mercato, la piazza rimarrà dunque senza corrente elettrica. Un danno ingente per gli ambulanti, visto che solo alcuni sono dotati di un generatore autonomo e riusciranno quindi ad ovviare al problema. Una decisione, ha spiegato Trivi, che Enel ha preso in assoluta autonomia, senza contattare l'amministrazione, per concordare giorno e ora, al fine di evitare disagi puntualmente arrivati. Domani per due ore, ma mi auguro che possa essere un tempo più limitato, per due ore gli ambulanti non potranno utilizzare le loro bilance elettroniche, non potranno utilizzare i loro frigoriferi, tranne alcuni, pochi, che possono disporre di un generatore. Però ricordo che la maggior parte, mi sono interessato, mi sono informato, mi hanno detto che su 100 ambulanti si possono contare sulle dita di una mano quelli che hanno i generatori. Ripeto, questo era un intervento che andava fatto in orari e in giorni diversi, non nel tradizionale giorno di mercato di Pavia. Cambiamo argomento, Chiara, una tragedia ai confini del territorio pavese. Esatto, Francesco, una notizia che arriva da Opera, quindi nel milanese, territorio ai confini con la provincia di Pavia. Una donna di 62 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone del piano più alto di una palazzina. L'episodio è avvenuto in mattinata intorno alle 10. Inutile l'arrivo di due mezzi del 118. La donna è morta sul colpo. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire se si tratti di incidente oppure di gesto volontario. La cronaca ci porta a Casorate Primo, sentite quello che è accaduto in mattinata. Era mezzogiorno quando un individuo a volto scoperto, probabilmente nordafricano, è entrato nel negozio di parrucchiera in piazza Contardi a Casorate Primo. All'interno era presente la titolare, una 29enne, alla quale l'uomo si è rivolto con la scusa di cercare lavoro. Ma non appena messo piede dentro il locale, lo sconosciuto ha mostrato un coltello alla donna, impossessandosi del portafogli appoggiato sulla cassa e contenente la somma contante di 100 euro, oltre che documenti personali. Il nordafricano si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. La 29enne, visibilmente sotto shock, ha contattato i carabinieri che sono accorsi sul posto e stanno svolgendo le indagini del caso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la rapina. Bilancio positivo per le società controllate da ASM Voghera. Bilancio positivo per le società controllate da ASM Voghera, tra cui Energia, Vendita e Servizi e Sapo per gli autotrasporti. Durante una conferenza stampa convocata a Palazzo Cunela, i vertici della Multiutility Oltre Padana hanno illustrato il presente ed il futuro della municipalizzata che, come sottolineato dal sindaco Carlo Barbieri, primo azionista della società, gode di buona salute e permette al comune di ottenere entrate che vengono poi reinvestite in opere pubbliche. A giugno poi chiuderemo il bilancio consolidato della holding che raccoglie tutti questi numeri che abbiamo dato, tutti questi risultati, e siamo fiduciosi in un bilancio molto buono, insomma, in linea con le aspettative. Quanto alle sfide future della società, all'orizzonte c'è quella del bando per la gestione del gas in Oltrepò Pavese, a cui ASM dovrebbe partecipare l'anno prossimo con Broni Stradella SPA e Libarna. Stiamo lavorando per dare una prospettiva all'ASM di sviluppo su tutto il territorio del Trepadano e senz'altro la gara del gas, con un investimento molto molto importante, ci darà la possibilità di essere attore e protagonista sempre più in questo settore. Anche sul trasporto pubblico locale il 2015 riserva una sfida per la controllata Sapo. Anche qui ci si prepara alla gara per la gestione del servizio al momento affidato ad Arfea. Il nostro traguardo è chiaramente l'Oltrepò Pavese. Sulla raccolta differenziata come sta andando? Siamo al 42% di raccolta sul centro storico e a circa 35% sull'intero comune. Siamo partiti da dati inferiori al 30%, quindi un piccolo passo è stato fatto. C'è ancora tanto da fare, però, e ci serve veramente tanto la collaborazione dei cittadini. Un'importante notizia per le imprese anche di casa nostra arriva dall'Unione Europea.
Comprare qualcosa e sapere dove è stato prodotto, un principio semplice, logico eppure ancora non del tutto garantito nemmeno all'interno dell'Unione Europea, anche se un passo avanti è stato fatto. L'Europarlamento, riunito in assemblea plenaria, ha approvato l'obbligo di indicazione di origine controllata contenuto nella proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. In pratica si definiscono nuove disposizioni in materia di made in per garantire la piena tracciabilità del prodotto, come già avviene nei principali paesi aderenti al WTO, cioè Stati Uniti, Giappone, Canada e Corea. In base alle disposizioni approvate Bruxelles, tutti i prodotti dovranno quindi presentare il marchio Made in sulla propria etichetta per essere immessi sul mercato, un procedimento che di fatto avvantaggerà anche le imprese del nostro territorio. Finalmente l'Unione Europea ha approvato quella norma che salvaguarda il prodotto italiano, ovvero quella del Made in. Finalmente i prodotti che arriveranno nel mercato europeo e di conseguenza anche in quello italiano dovranno per forza avere la famosa etichetta del Made in. Questa norma riguarda 16 milioni di addetti e 596.000 imprese italiane. È una lotta che Confartigianato, insieme anche agli europarlamentari italiani, ha sempre portato avanti. Finalmente riusciremo ad avere la certezza e la tracciabilità assoluta della provenienza del prodotto. L'Italia, con la Germania, è il paese europeo con il maggior valore aggiunto manifatturiero e fra i primi nel mondo. Un record da difendere senza esitazioni, secondo il presidente di Confartigianato Imprese Lomellina Stefano Bellati, che invita il prossimo governo dell'Unione, che avrà la presidenza italiana, a completare l'iter per arrivare all'approvazione definitiva del nuovo regolamento, che permetterà l'identificazione di quel Made in Italy per cui all'estero in tanti sono disposti a pagare un prezzo maggiorato. E mentre in Europa si combatte questa battaglia, a Vigevano è tempo di assemblea annuale per Confartigianato Imprese Lomellina. Un'occasione di confronto e stimolo per commentare le attività dell'anno appena svolto e programmare quelle future. Un dibattito ancora più importante visto il momento in cui, commenta il presidente Bellati, le imprese pagano ancora gli effetti di una crisi difficile e lunga. Le assemblee si terranno mercoledì 30 aprile presso la sede di Vigevano. Alle ore 18 si terrà l'assemblea di Confartigianato Lomellina Servizi, mentre alle ore 21 dello stesso giorno sarà il momento dell'assemblea di Confartigianato Imprese Lomellina. Elezioni europee, presentata la candidatura del leghista Angelo Ciocca. Noi lanciamo la campagna alle europee qui a Pavia, oltre alle amministrative, anche alla presenza di Matteo Salvini. Una campagna elettorale che sarà un referendum tra il regredire e la speranza, cioè tra un paese che continua a affondare nelle sabbie mobili con le regole europee che stringono le nostre imprese e i nostri cittadini, oppure invece quella di costruire un'Europa diversa, l'Europa dei popoli e non l'Europa delle banche. Noi come Lega Nord siamo convinti di poter costruire un'Europa diversa, un'Europa vera. Per far questo abbiamo bisogno della fiducia dei cittadini e quindi siamo qui a costruire una squadra, la squadra della Lega Nord, che affronterà al meglio la campagna elettorale dei prossimi 27 giorni cercando di svegliare le coscienze dei cittadini italiani. Il nostro compito è quello di svegliare le coscienze dei cittadini pavesi, dei cittadini lombardi, per fare in modo appunto che il territorio pavese possa avere un rappresentante in Europa e io sono fiero di portare questa bandiera del territorio pavese in Europa. E a proposito di candidature, è presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Castelnuovo di Maria Rosa Guatteo. La nostra lista civica si chiama Progettiamo Castelnuovo, è una lista di stampo prettamente civica, supportata tuttavia dai due partiti principali che ne fanno parte, che sono Forza Italia e Lega Nord. Il nostro paese ha grossi vantaggi da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista culturale e questi vantaggi vanno utilizzati per creare lavoro, per creare strutture ricettive e vanno usati proprio per portare il nostro progetto al di là dei confini della Lomellina. Abbiamo in mente di risolvere i problemi che interessano ai cassolesi, quando parliamo di un pulmino, quando parliamo dei problemi legati ai giovani, quando parliamo di problemi strutturali territoriali, abbiamo tutti problemi chiari in mente che vanno risolti, ma il nostro progetto deve andare più in là, deve portare una Castelnuovo in un progetto
addirittura a livello europeo, dove ci sarà sicuramente una componente paesaggistica data dall'ente parco Sponda Lombarda e dall'ente parco Sponda Piemontese, una componente privata che ci dovrà fare da sponsor, come può essere la Campari, che ha dato i natali a Campari, fondatore dell'azienda multinazionale, e una componente ovviamente paesaggistica fondamentale che è data dal nostro territorio. Allora Chiara, c'è un'importante notizia che arriva da Miradolo. Un incidente stradale è avvenuto a Miradolo Terme in via Dante Alighieri, dove un'auto condotta da un ottantenne è finita fuori strada. L'anziano ha perso il controllo del volante terminando la sua corsa contro una fioriera. Sul posto carabinieri di Chignolo Po, vigili del fuoco di Pavia e due mezzi del 118 che hanno trasportato l'ottantenne al Policlinico San Matteo di Pavia, dove gli hanno riscontrato un trauma cranico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E chiudiamo con una lezione aperta di teatro al termine di un importante corso tenuto tra gli altri dal noto attore Stefano Chiodaroli. Giovani ragazzi alla ribalta con successo ieri sera al Teatro Cagnoni di Vigevano. Quindi sta per andare in scena l'ultima lezione con questi ragazzi, come è andato il corso innanzitutto? Lo vedremo stasera, ma anche no, perché magari stasera l'emozione li tradisce o ci tradisce, si impappinano, si emozionano e ridono quando non devono ridere o sbagliano quando cose che hanno fatto sempre giuste. Stasera è una lezione che loro presentano agli amici, alle famiglie, a chi ha avuto la bonomia di uscire con questo tempaccio stasera di venire a vederli. Emozionati voi? Ma è abbastanza. Sì. Comunque col fatto che ci vengano a vedere i nostri amici, i nostri parenti, sì, insomma, abbastanza emozionante. Come è andato il corso? Molto bene. Un pezzettino dalla tua parte? Cosa dico? Drin, 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 drin. Mi dispiace, l'avvocato non c'è, ritorna oggi pomeriggio, la richiamerò, grazie. Tua? Buongiorno, sono Edgar Timothy Jones, cerco l'avvocato Beagle. C'è qualcuno di voi che vuole diventare attore nella vita? Io voglio fare attore di cinema. Sì, sarebbe un un'utopia. Cassetto. Esatto. L'idea mi è piaciuta molto, abbiamo deciso di iniziare da questo anno accademico 2013-2014, vi anticipo che indubbiamente il laboratorio andrà avanti anche l'anno prossimo. Loro svolgeranno il loro compito con un esercizio soggettivo, la pressione del pubblico. Se avete qualcosa con voi che mi porterà fortuna, avete qualche gesto che volete fare prima di iniziare? Ma io ho messo la collana che mi ha regalato mia nonna, così sperando che porti fortuna. Io ho gli anelli soltanto questo, io che mi ha regalato mia nonna. Sì, infatti. Questo qua, che mi ha regalato mia nonna. Io e lei incrociamo le dita. Io sono incrociate le dita. Incrocio anch'io per voi, allora. Grazie. Grazie. Sapete perché si dice merda? Sì, lo sapete. No, per farla prima di andare. Cos'è che si dice? No, no. Allora, perché nel Settecento, più gente andava in carrozza a vedere gli spettacoli, più i cavalli cagavano. Più c'è merda, vuol dire più ci sono cavalli, più gente viene in teatro a vedere. La sinistra. Merda. E poi bisognerebbe toccare. E noi ci fermiamo per due minuti.